Salve a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi video vecchio stampo, chi mi conosce da anni sa che un tempo facevo questo genere di video, così molto semplici, molto discorsivi sui livelli di forza e oggi torniamo appunto a parlare di questo argomento. Approfitto dell'occasione, visto che siamo all'inizio della saga finale, quindi all'inizio dell'ultimo arco narrativo, per parlare di quelli che sono probabilmente i personaggi più forti del mondo di One Piece. Ora in questo video farò semplicemente una top 5 a puro istinto di quelli che secondo me sono in questo momento i personaggi più forti del mondo di One Piece. Se poi il video vi sarà piaciuto, fatemi sapere nei commenti se magari volete un video un pochettino più dettagliato, magari su una top 10 o una top 20, ecco, per comprendere più personaggi. Oggi andiamo a parlare appunto di quelli che sono, a mio avviso, i 5 personaggi più potenti della storia attuale. Ebbene, al quinto posto metto il protagonista del manga, ovvero Monkey D. Ruffy. Solamente al quinto posto, dopo aver risvegliato il frutto Nika Nika, e molti di voi probabilmente non saranno d'accordo, perché una volta che Ruffy ha risvegliato il frutto è sembrato praticamente imbattibile, tant'è che ha sconfitto Kaido abbastanza facilmente e insomma molti, ricordo, in quel periodo hanno scritto nei vari commenti di forum, video eccetera, che forse Oda ha esagerato a dare questo potere a Ruffy, forse lo ha reso troppo forte, Ruffy è già il più forte di tutti, insomma non ha senso, no, una cosa del genere. Io credo che come in tutte le cose bisogna valutarle nel lungo periodo, quindi è vero, Ruffy è fortissimo trasformato con il potere appunto del risveglio del frutto Nika Nika, ma secondo me c'è ancora qualcosa che non sappiamo. In particolare non abbiamo visto se questo potere effettivamente ha dei punti deboli o comunque ha degli effetti collaterali nel lungo termine. Abbiamo sempre visto come i vari gear di Ruffy abbiano poi a lungo termine un po' degli strascichi e nel corso del tempo Ruffy è diventato sempre più forte, ma man mano che utilizza un potere superiore, ad esempio il Gear 2, poi il Gear 3, il Gear 4, i Gear precedenti diventano, diciamo, innocui. Ma l'ultima trasformazione che Ruffy ha in corso d'opera è quella che generalmente gli dà più, diciamo, problemi, almeno nell'immediato. Quindi lui finora ha utilizzato il Gear 5 solamente una volta e non abbiamo ancora ben capito che ripercussioni questo potere effettivamente può avere sul corpo e sulla, diciamo, sulla vita di Ruffy. Quindi io aspetterei a porlo in cima all'Olimpo. Secondo me Oda ci farà vedere qualcosa relativo a questo frutto che comunque darà dei problemi a Ruffy, per cui credo anche che abbia dei punti deboli, ad esempio il fatto che lui abbia sempre finora, diciamo, combattuto contro gente come Kaido, appunto, che sono personaggi fruttati. Non sappiamo ad esempio come questo potere vada incontro ai personaggi che non utilizzano il frutto del diavolo, quindi io ci andrei piano con le valutazioni. Comunque il numero 5 è già una grandissima posizione, quindi Ruffy al quinto posto. Al quarto posto, totalmente, diciamo così, a caso, perché non conosciamo nulla di questo personaggio, però io così, diciamo, a naso metto il padre di Ruffy, ovvero Monkey D. Dragon. Non sappiamo praticamente nulla su di lui, se non che sembra avere magari un potere che ha a che fare con il vento. Qualcuno aveva ipotizzato appunto il Roja del vento, cosa che però non c'è mai stata confermata da Oda. È chiaro che deve avere un potere enorme, non solo perché appunto è il padre di Ruffy, ma perché essendo a capo di una forza come l'Armata Rivoluzionaria, che è l'unica forza a livello mondiale che sfida direttamente il governo, penso che questo personaggio debba essere una potenza. Tra l'altro abbiamo visto i suoi sottoposti, abbiamo visto come il numero 2 dell'Armata Rivoluzionaria sia Sabo, che è un personaggio sicuramente molto forte, ma secondo me neanche così tanto devastante. Quindi anche, diciamo, gli altri capi dell'Armata Rivoluzionaria a me sinceramente non hanno fatto questa grande impressione. Quindi questa grande forza che è l'Armata Rivoluzionaria si basa, sì, ok, sul numero sicuramente dei paesi e quindi sulla quantità di membri che ne fanno parte, ma secondo me l'altra caratteristica che rende l'Armata Rivoluzionaria così, diciamo, pericolosa è la forza del suo leader. Quindi uno
il numero dei rivoluzionari, ma due, deve essere Dragon, proprio preso singolarmente, che ha sicuramente un potere che va oltre l'umana immaginazione. Quindi io penso che questi due fattori insieme giochino un ruolo fondamentale. Quindi a naso, così semplicemente, io pongo Dragon in quarta posizione, quindi come il quarto personaggio più forte del mondo in questo momento. Al terzo posto, e arriviamo quindi sul podio, in questo momento storico preciso, io metto Marshall di Teach, ovvero Barbanera. Barbanera lo metto al terzo posto perché 2 anni fa ha preso il potere di Barbabianca, è diventato sicuramente più forte di prima, è un imperatore, però non lo metto ancora in cima. Secondo me, come anche Rufy, Barbanera forse ha ancora un qualcosa da dare in più alla storia e un qualcosina in più anche a livello personale, combattivo, da migliorare. Non è un personaggio giovanissimo, però sappiamo anche che è un pianificatore, è un qualcuno che migliora giorno dopo giorno, che ha studiato, diciamo, il suo piano di conquista nel corso di anni, e anche per quanto riguarda il suo potere, la sua forza, era già fortissimo prima, però ecco, diciamo, io lo paragono un pochettino ad un diesel, è un qualcosa che cresce pian piano nel tempo, no? Ecco, e quindi costantemente migliora, diventa più forte, diventa più potente nel corso del tempo. Quindi Barbanera sicuramente 2 anni fa non l'avrei messo tra i 10 personaggi più forti o comunque al limite. Ora, in questo momento, all'inizio della saga finale, lo metto in top 3 e chissà che alla fine non possa salire ancora di più. Al secondo posto, in questo momento storico, metto niente po' di meno che Shanks il Rosso, quindi l'altro imperatore che appunto conosciamo dal primo volume, mentore di Rufy, personaggio controverso, secondo alcuni è buono, secondo alcuni è cattivo, eccetera. L'unica cosa che sappiamo ad oggi è che Shanks è un mostro, un vero mostro. Nella sua prima apparizione combattiva, tra virgolette, seria, lo vediamo duellare alla pari, o almeno mostrare l'ambizione alla pari di Barbabianca. Un Barbabianca che è vero, era vecchio e malato, però era pur sempre Barbabianca, era l'uomo che era capace di rivaleggiare alla pari con Gold Roger. Quindi Shanks già 2 anni fa era un vero mostro. Vi ricordo che quando praticamente interrompe la guerra da solo con la sua ciurma, sia Teach che con i suoi uomini, sia la Marina che con Akainu, mi ricordo benissimo Akainu spaventato quasi con le goccioline di sudore di fronte a Shanks quando appunto quest'ultimo salva Kobe, il rispetto che gli altri hanno verso il rosso fa capire quanto per questo personaggio sia forte. Anche recentemente a Wano abbiamo visto Toro Verde praticamente impanicato di fronte alla semplice presenza a distanza dell'ambizione dell'Haki di Shanks. Ecco, è un personaggio che non sappiamo se sia fruttato o meno. Sicuramente è uno spadaccino a livello di Mihawk, o quasi. E parlo di spadaccino non a caso perché Mihawk è uno spadaccino puro. Shanks probabilmente, oltre alla spada, ha altre qualità. Una di queste è la sua ambizione smisurata. E credo, alla luce di quello che abbiamo visto, con ogni probabilità Shanks sia il personaggio con l'ambizione più forte del mondo di One Piece. E questo, secondo me, basta per metterlo in seconda posizione. Ricordiamoci che l'ambizione è una delle caratteristiche dei personaggi più forti. Lo dice Kaido, lo si vede nel flashback di Roger, con Oden, Roger, eccetera. Quindi chi è più forte a utilizzare l'ambizione spesso ha anche il potere di contrastare i poteri dei frutti degli avversari. E questo potrebbe tornare anche in un eventuale scontro, magari tra Rufy e Shanks. Detto ciò, in prima posizione, totalmente, diciamo così, no sense, ma a puro istinto, puro sentimento, metto ovviamente Im-Sama. Im-Sama lo metto in prima posizione, anche se potrebbe non essere forte di per sé, ma semplicemente ha un potere, abbiamo visto, un potere incalcolabile che gli consente di cancellare intere isole semplicemente così, con uno schiocco di dita. Non sappiamo però ovviamente se quello che Im-Sama ha usato sia il suo potere personale o magari il potere di un'arma ancestrale, come ad esempio Uranus,
In questo caso il potere del singolo Imsama potrebbe essere, diciamo, inferiore. Però io ho voluto considerare Imsama anche con, alla luce di quello che abbiamo visto, diciamo, nel capitolo in cui distrugge un'isola così con un battito di ciglia, quindi consideriamo il pacchetto Imsama più Uranus probabilmente. Quindi, considerando l'insieme, lo metto in prima posizione, anche se non è detto che a fine del manga sia ancora così. Questa è la mia top 5 personale in questo momento sulla forza dei personaggi appunto più forti del mondo di One Piece. Fatemi sapere un pochettino la vostra qui sotto nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e niente, lascio le mie informazioni qui nell'info box, i link del caso e nulla, ci vediamo questo fine settimana con il capitolo 1062 di One Piece. Ciao!